Sono stati registrati segni di ripresa della criminalità organizzata e quanto emerge dal consuntivo del procuratore capo Cataldo Motta nella sintesi dell'attività della Procura e della DDA relativa al periodo luglio 2008-giugno 2009. In particolare a destare una certa preoccupazione sono i fenomeni delle estorsioni e dell'usura che hanno fatto registrare un'escalation negli ultimi mesi, sintomo che la malavita si sta riorganizzando andando a colpire con modalità mafiose sulla base di una pianificazione delle estorsioni per categoria di vittime o per territorio. Modesto invece il numero delle denunce rispetto al numero degli attentati intimidatori che si sono verificati. Nella sua relazione il procuratore delinea anche la geografia dei clan. Il controllo della città di Lecce sembra essere diviso fra due gruppi, quello capeggiato da Cristian Pepe e Carmelo Mazzotta, che operano nei quartieri di Santa Rosa, 167 e Amerine, e quello facente capo a Salvatore, Totò Rizzo, storico esponente della SCU e fondatore della famiglia Salentina Libera, attivo anche su Castro Mediano. Il procuratore fornisce poi la chiave di lettura per alcuni episodi avvenuti a Surbo, esplosione di un ordigno vicino alla casa dell'ex sindaco, esplosione di una bomba contro uno stabilimento balneare di un assessore comunale, danneggiamenti di vetture di un impiegato comunale e di un ex presidente del consiglio comunale, pistolettate contro il comando della polizia municipale. Dietro questi episodi ci sarebbero contrasti di natura politica fra amministratori locali ed ambienti criminali per il tentativo di questi ultimi di condizionare le scelte dei primi. Quanto al clan di Monteroni, sono in corso indagini per verificare le ipotesi di investimenti da parte di esponenti del gruppo malavitoso nel settore dei supermercati alimentari, delle sale giochi e del centro scommesse. Attivi anche i gruppi di Martano, del Nord Salento e dell'Interland di Casarano e Taurisano, soprattutto nel settore della droga.